Buongiorno a tutti, siamo qui questa mattina nel campo di Rio Salso, il tiravolo San Martino Top, con il mio agente Sauro Ruggeri. Buongiorno a tutti. Per rispondere alle domande più frequenti che di solito ci fanno i nostri clienti tiratori che utilizzano Future K6 AM. Di nuovo buongiorno, siamo qui per rispondere alle domande e i tiratori ci pongono più spesso. Girando i campi d'Italia e incontrando molti tiratori, tanti mi chiedono: Sauro, quanto devo stringere le viti? Chi le stringe poco, chi le stringe tanto, no? Oggi siamo qui con Michele e ci spiegherà come e quanto vanno strette le viti. Per rispondere a questa domanda mi sono servito di una chiave dinamometrica al fine di poter trovare il giusto compromesso per dare un'indicazione di dato di quanto sta forza deve essere. E dalle varie prove posso dire che per tutte le regolazioni possiamo stringere con una forza di 2,6/3 Nm. Una forza abbastanza piccola, però è necessaria e sufficiente per fare un buon serraggio. Secondo te, Michele, perché è importante avere un dato e una forza giusta per stringere le viti? Diciamo che è importante perché innanzitutto c'è la salvaguardia del calcio, in quanto con le viti serrate giuste non si avranno quei momenti di allentamento e quindi saremo tutti più tranquilli nel momento in cui approcciamo al tiro, allo sparo e alla pedana. E in secondo luogo, per salvaguardare le viti e tutto quello che diciamo ne consegue facendo un serraggio fatto bene. Ci fai vedere per cortesia come vanno strette le viti? Mi sono munito di una chiave dinamometrica la cui forza va da pochi newton a 18 newton, ma è sufficiente serrare le viti in questa fase, e parliamo di tutte le viti che fanno la regolazione di tutto il calcio. Posizionando la chiave a 2,6 newton potremmo fare una regolazione omogenea per tutto il calcio. Ecco, nel momento in cui abbiamo tarato la chiave tra 2,6 e 3 newton, perché quella più o meno è la forza che secondo me va bene, eseguendo questo serraggio, nel momento in cui la chiave scatta sapremo che la forza di serraggio è uguale in tutte le viti. Questo per non incorrere nel fatto di magari modificare oppure rovinare la testa della certo. vite, l'inserimento della chiave della vite. Secondo me quello che è veramente importante è avere una regolazione omogenea per tutte le viti ed essere certi che comunque la tenuta delle viti rispetto alle parti del calcio sarà estremamente uguale e non avremo, diciamo, anche probabilità problemi che si sfittino, problemi nell'uso, e quindi nel tempo una regolazione fine, una regolazione fatta bene di tutte le viti creerà un aspetto più durevole di tutto quanto. Meno usura della vite, meno usura delle vite, meno ricambi che girano, meno problemi che il tiratore che può portare dietro, certo. È un dato che secondo noi era importante tutto fornire e fare un minimo di tutto sommato un minimo hai avuto una bella idea, no? Considerando, perché diamo un'indicazione precisa, diciamo che la richiesta a questo punto, È arrivata anche dai tiratori, che comunque giustamente ci pongono dei quesiti e siamo pronti a rispondere ad ogni necessità, ad ogni esigenza. L'unica vite che non va stretta con la chiave dinamometrica è l'appoggio del pitch, il grano rosso, in quanto andrà messo in appoggio con la sola chiave in dotazione normale. Ok Michele, però io da tiratore mi arriva il calcio, no? Non ho la chiave dinamometrica, come faccio a capire la forza giusta, i 2,6, i 3 newton e che sia? Certo, è ovvio che chi non ha una chiave dinamometrica sarà più in difficoltà a capire come poter fare, però con la chiave in dotazione può comunque diciamo sentire come ho inviato il calcio una volta che il cliente lo riceve, proprio perché io in quel momento, nel momento in cui lo vado ad assemblare, le viti le tiro tutte con la chiave dinamometrica ai numeri che ho detto. Perciò, se ho capito bene, le viti sono strette con la chiave dinamometrica. Esattamente. E io, tiratore che ricevo il calcio, devo avere un attimo di attenzione di e sentire quanto è tirata la vite. Tirata. Quello potrebbe essere un primo metro per avere un'indicazione. Poi è chiaro, è un po' frutto della sensibilità e non è semplice. Certo. È ovvio che la chiave dinamometrica fa un mestiere molto preciso, è nata per quello e quindi è diverso. Però anche un tiratore che non ce l'ha può comunque
sentire quant'è la mia stretta, perché saprà che quella stretta è fatta con questi parametri, con questi valori.